Salve, sono Tommaso De Rosa, docente di enogastronomia. Siamo alla Toffini Academy, la scuola di arte culinaria di Toffini Cucine. Oggi realizziamo un dolce buonissimo, i savoiardi. Seguitemi in cucina e vi svelerò il segreto di come realizzarli alla perfezione. Cosa sarebbe un tiramisù senza i suoi savoiardi? Ma non quelli comprati, oggi li realizziamo e sono squisitissimi. Ecco gli ingredienti. Uova fresche intere a temperatura ambiente, fecola di patate e farina 00 miscelati insieme, zucchero semolato, bustina di vanillina e un pochino di zucchero semolato per la decorazione. Prima di tutto dobbiamo rompere le nostre uova intere. Aggiungiamo lo zucchero semolato e con l'aiuto di una planetaria oppure di uno sbattitore elettrico montiamo il tutto. La composta di uova e zucchero sarà pronta quando avrà quintuplicato il suo volume. La nostra composta è pronta, ha quintuplicato il suo volume, è bella ricca di aria, adesso non ci resta che versare dentro la farina. Mi raccomando, sempre setacciata. Noi abbiamo fatto una composta di farina 00 e fecola di patate. Dal basso verso l'alto, ruotando sistematicamente anche il recipiente. Mi raccomando di effettuare questa operazione con molta, molta delicatezza, evitando di smontare il tutto. Aggiungiamo altra farina, sempre setacciandola, fino al completo assorbimento di tutta la farina necessaria. La nostra composta di uova e zucchero è pronta, abbiamo versato all'interno la farina, adesso non ci resta che dargli la forma classica a savoiardo, questo biscottone enorme. Prendiamo la composta, aiutandoci ovviamente con un cucchiaio oppure con un coreano, la mettiamo all'interno di una sacca à poche. Iniziamo a creare i nostri savoiardi. A questo punto versiamo dello zucchero semolato per creare quella caratteristica crosticina croccante. Non ci resta che mettere i nostri savoiardi al forno a 180 gradi per circa 15-20 minuti. I nostri savoiardi sono terminati, perdonatemi, scappo via, vado a preparare un ottimo tiramisù per il mio piccolino. Alla prossima! Se non vi piace l'aroma alla vaniglia, lo potete sostituire con del limone o dell'arancio. Una cosa che non dovete mai fare, aprire il forno durante la cottura.